La sanità in Calabria, o meglio, quella che è definita malasanità in Calabria, è attenzionata per ovvie ragioni anche dalle testate nazionali. Una troupe di Sky TG24 è giunta fino a Praia Mare per raccontare la nota vicenda legata all'ospedale della cittadina tirrenica, chiuso 6 anni fa a causa del piano di rientro del debito sanitario. La giornalista Emanuela Iati, attraverso i racconti della gente, ha fatto il punto sugli innumerevoli disagi che vivono gli abitanti della zona, quando hanno necessità di cure immediate, cioè in buona sostanza di un pronto soccorso. C'è una grande volontà a non farlo aprire questo ospedale, cioè già l'hanno chiuso coi conti in attivo, forse non c'è abbastanza bacino di voti. Praia a Mare, comune di confine della Calabria tirrenica. 6 anni fa l'ospedale è stato chiuso, tagliato dal piano di rientro dal debito sanitario. Ci sono stati tanti decessi perché purtroppo il 118 non riusciva ad arrivare in tempo al primo pronto soccorso. Che dov'è? E che è a Cetraro. Quanto dista? Dista oltre 50 chilometri. E così? Succede che tutti vanno al Lago Negro. Cioè in Basilicata, in un'altra regione.